Ottieni una borsa di studio in un college americano. Partecipa allo Yes We College Showcase il 9 giugno allo Stadio della Shore. La sfida prepasquale vede contrapporsi un Ligorna, reduce da una sonora sconfitta in casa della Lavagnese, e un Real Fortequerceta galvanizzato dalla vittoria per 2-0 contro lo Scandicci. Partono forti i padroni di casa con Chiarabini che tenta di sorprendere Fontana, ma il portiere è attento. Al 35esimo ci prova Valenti dalla sinistra, ma il suo tiro viene deviato nuovamente in calcio d'angolo. Ma il classe 96 non si dà per vinto e solo dopo 5 minuti difende palla e davvero bomber, si gira, lascia partire uno shoot che non concede scampo al portiere. Davvero un grande gol, davvero centroavanti di razza. Al 44esimo si affaccia in attacco il Real con Tognarelli, ma la palla sfila a lato. Inizia il secondo tempo e Doneto tenta la prodezza, ma la sfera finisce fuori di poco. Al 62esimo Fontana fa il miracolo, girata di testa di Ciccio Valenti, ma il portiere è super e riesce a parare. Un minuto dopo ci prova Gentili di testa, ma i suoi sogni di gloria si infrangono sulla traversa. Voliamo al 90esimo, la partita sembra finita, ma Falchini, davvero rapace d'aria, trova una deviazione di testa tanto velenosa quanto vincente, riportando il risultato sul pari. I minuti di recupero vengono vissuti all'insegna di un Pasquale volemose bene e le squadre si accontentano del pari.